prescrizione, bagarre, c'è lo sciopero, i penalisti hanno promesso lo sciopero, che cosa succede? Ma non è che si è capito bene, trovano l'accordo, però entrerà in vigore fra un anno o due anni, è un po' strana sta cosa, chi lo sa che c'è sotto, ce lo spiegassero bene. Personalmente io sono favorevole al fatto che dopo una sentenza di primo grado non ci si possa più avvalere della prescrizione, lo trovo un fatto importante, però vorrei anche un paese in cui si eseguono le sentenze, come ho detto adesso, passate in giudicato e ci sia meno custodia cautelare. Invece noi vediamo il paradosso anche nella nostra città di tante persone condannate in via definitiva, quindi ritenute secondo Costituzione colpevoli, che stanno in mezzo alla strada e magari fanno altri reati. Lo Stato su questo deve investire sulla giustizia e quindi non diventare nemmeno la lungaggine dei processi un alibi per fare interventi durante il corso dei processi. Tutto mi sembra tranne che un consolidamento comunque dello Stato di diritto, anche questa tarantella tra Lega e Movimento 5 Stelle.